Allora, secondo te qui si sono spesi dei soldi, ma non si valorizza un ambiente che di per sé è rimasto abbastanza integro, e vicino all'originale. Però qua no. Benché siano stati spesi, loro, ripeto, tanti soldi, non viene sfruttato, utilizzato. Anche perché, non tanto perché non viene utilizzato, ma perché c'è gente che vorrebbe usarli per... Noi siamo in una situazione di crisi oggi, no? Quindi tu hai persone che hanno problemi di tenere duro il lavoro che hanno. In questa fase del discorso del lavoro, perché non creare nuovi lavori? La nostra idea era, metti in piedi una cooperativa di giovani, apri una piccola biblioteca, metti in piedi un piccolo bar, metti in piedi un luogo d'incontro per fare vivere questo posto e poi sviluppa quelli che sono quei ragionamenti che dicevamo di restauro, di ripresa del corso di restauro. Questo tu non lo puoi dire, lo faccio da solo oggi perché non ci sono soldi pubblici, di conseguenza muore tutto. Devi anche aguzzare le idee. Oggi tu sai che conta molto avere le idee, perché chi ha idee, cioè fa brevetti come azienda, riesce a avere ancora lavoro. Chi invece non ha idee è costretto a chiudere. Giustamente, credo che sia una fase logica, ma non solo del mercato, anche in una situazione di globalizzazione generale. Allora, tu in questo paese non puoi... Noi avevamo contattato l'azienda Marzotto, dottor Vittorio Marzotto, il quale si era dimostrato disponibile. Ho dovuto desistere, dire no, non posso venire a parlare con lei, nella misura in cui il comune non mi ha ancora dato una risposta rispetto alle intenzioni che ha. Poi scopro che il premio Marzotto o la Marzotto stessa apre una cattedra di 3 anni, la affida a Maria Luisa Frisa e la apre a Treviso. Ora voglio dire, veramente noi qui siamo in mano della gente incompetente. Un'altra, te ne conto un'altra, c'è un progetto Marzotto che finanzia assieme alla Triennale di Milano le imprese che fanno design, che hanno attività inerenti all'arte e al lavoro, all'impresa, e 400.000 euro, anche questi li perdiamo. Parlano del parco, benissimo, ci fa piacere il parco, ma adesso lo sta sistemando l'ATER. Il massimo dell'idea dell'ATER è dire facciamo una piazzola dell'autostrada di modo che viene qui la gente, visita, no? Ma il problema è di farlo vivere. Lo stesso architetto nell'intervista che rilasciava al Gazzettino ammetteva che doveva far vivere questo posto. Allora tu lo fai vivere con la gente del posto, non lo fai vivere portando gente da fuori. E c'è Benetton a Treviso, la fondazione, che tratta eminentemente e quasi esclusivamente il problema del paesaggio e ha premiato paesaggi in Turchia, risistemazione di paesaggi in Romania, e qui da noi non si riesce ad avere un contatto. Allora voglio dirti, vedi che le idee ci sono anche progetti, cioè manca la gente che poi fa da contatto. Allora, siccome io penso, visto che tu sei un professionista, e non è una critica buttata là di un cittadino che si sfoga giusto per dire qualcosa, tu fai una critica ma anche costruttiva, nel senso che tu, se dall'altra parte raccolgono l'input, sei disponibile a mettere in pratica quello che hai suggerito, che dici, e che spendiamo la nostra faccia, non che ci nascondiamo. Però quello che mi lascia un po' perplesso è che quello che dici tu, siccome anche qua di artisti nel Portogruarese penso ce ne siano non pochi, come mai non far squadra nel sollecitare le amministrazioni comunali, non solo di Portogruaro, ma in questo caso di Fossalta, perché luoghi tipo questo vengano sfruttati e valorizzati? Perché se non c'è dagli diretti interessati, forse anche il qua problema è una carenza. Perdone. Ci sono due fatti messi assieme. Cito il dottor Avazzolo, che è stato uno dei primi assessori delle belle arti a Portogruaro, il quale diceva: ho conosciuto i musicisti, mi ero spaventato. Quando ho conosciuto i pittori, ho scoperto che sono peggio delle puttane. Uso proprio il termine che ha usato lui, letterario. Per dirti che gli artisti non hanno interesse a fare questo, ognuno è megalomane, preso nel suo spazio, nel suo mondo. Ecco. Difatti il ragionamento è di un ragionamento sociale, io ti sto facendo un ragionamento sociale, probabilmente la mia natura, non lo so, è un fatto individuale, ma al di là di questo, dicevo prima, il problema è delle idee, cioè l'artista
pensa alla sua pittura, all'idea, sul suo lavoro. Quindi dobbiamo fare un salto diverso, dove dobbiamo mettere insieme una serie di componenti. Ma dobbiamo mettergli le condizioni più... per esporre ciò che lui produce e inventa. Capisci? Ecco, allora ci vuole uno che non è artista, oppure come me che ha fatto l'accademia e poi non gli è più interessato produrre arte di per se stessa. Quanto mettere insieme, perché io ritengo che la chiamava Joseph Beuys, un grande artista tedesco a livello mondiale, diceva questa è la scultura sociale. Cioè quando tu metti insieme diverse componenti e attui un progetto, il progetto diventa una cosa concreta, non più un sogno, quindi è una scultura di tipo sociale, diceva lui. A me piace molto questa ideologia, per cui mi diverte questo, però in verità è che tu qui, mancando l'anima, qui c'è l'assessore alla cultura. Dov'è l'assessore alla cultura? Cioè perché non fa lui queste cose? Perché non si pone? E non credi che non gli abbiamo parlato, l'abbiamo incontrato 2 o 3 volte, l'abbiamo portato anche a pranzo appunto per parlargli, no? Però evidentemente l'assessore alla cultura di Fossalta non gli interessa, sì che è un ragazzo giovane, è un ragazzo che è anche di sinistra, però questo non cambia. Però adesso è anche facile rispondere, hanno tagliato i fondi. Sì, ma hanno tagliato i fondi, dicevo prima. Ma adesso che c'è Galan, arrivato alla cultura, cambierà qualcosa? Dopo ne parliamo. C'è la Benetton, dicevo prima, come fondazione che si interessa al paesaggio, e c'è un uomo che la dirige, che era un uomo architetto, Domenico Luciani, che non era certo un uomo, diciamo così, di destra o conservatore. Ecco, la stessa Marzotto, no, dimostra attenzione a questo. I genitori che si incavolano tanto per la salute domani fanno una manifestazione rispetto alle biomasse, dovrebbero preoccuparsi anche del parco e di questa struttura, perché questo è il futuro dei loro figli. Non solo andare a portare i bambini a scuola col SUV, non solo lasciarli davanti alla TV che li bombarda non tanto di immagini quanto di elettromagneti che vengono fuori dalla televisione. Dovrebbero preoccuparsi di questo che è il futuro. Perché quest'area qui, se va svenduta, se va smembrata o se va divisa o data a altri, probabilmente non abbiamo più la possibilità di salvarla. Deve mantenere questo carattere unitario. Questo è il progetto. Così da profano dare un occhio, per dirlo in dialetto, una scarpa e un soccolo, perché da una parte abbiamo una pavimentazione che penso sia stata curata e rifatta, dall'altra abbiamo lo stesso spazio, che penso che era uguale anche di qua, sì, non trattato ugualmente. Perciò anche qua ci sono degli spazi che sarebbero da utilizzare, a mio avviso, forse in maniera, diciamo, più interessante di quanto non si faccia ora. Sì, sì, qui fanno la festa del paese probabilmente, però in settembre, come sempre. Una o due volte l'anno, sono cose cicliche. Tu, andiamo a guardare... Sì, parlavi di Galan, i veneti sono tutti all'attacco rispetto al problema di Galan, perché sperano di portare a casa qualcosa. Ma secondo me il problema è giustamente come lui l'ha iniziato, non è di portare a casa qualcosa, qui è di stabilire delle priorità. Allora la priorità... Lui ha già fatto rumore, esatto. Cinema solo Venezia, esatto, ha detto. Esatto, hai ragione, è come qualcuno ha detto Cannes, non è Parigi. Cioè, Parigi fa dei festival per conto suo, ma non sono Cannes. Cioè il cinema è francese o Berlino, noi andiamo al festival di Berlino perché è Berlino il festival del cinema. Ma... se vai in Spagna vai a San Sebastian, vai su dei Baschi, non vai a Madrid. Capisci? Quindi Galan... c'è un'identità storica che è partita, che va mantenuta. Galan alla cultura sarà un guadagno? Ma meglio di Bolli, senz'altro, dico. Però so che dietro di lui ci sono dei consiglieri di un certo però peso. Però il cittadino si chiede, ma prima uno passa dall'agricoltura alla cultura. E sono due cose leggermente differenti. Sì, e uno resta un po' perplesso su quello che saranno poi le capacità di comportarsi sul campo. Questo è un po' la politica all'italiana. Poi non è detto che uno magari cambiando settore, Zaia stava bene, aveva anche una laurea in agronomia, per cui poteva essere la persona giusta, insomma. Galan è un politico, però è un politico anche sveglio, quindi potrebbe, se consigliato bene, ecco, questo è un po' il problema. E credo che lui abbia dei consiglieri giusti, lo hanno tenuto fino ad ora, diciamo, all'altezza d'uomo, all'altezza della persona, per cui credo che la scelta sia stata orientata anche dai suoi consiglieri. Allora, visto che abbiamo aperto tra di noi. Sì, no, visto che abbiamo aperto una parentesi politica, a me è arrivato da Pietro Rambuschi, che è coordinatore vicario, credo, del PDL a Portogruaro, una tua critica, un tuo scritto, tu fai parte anche del gruppo per il cambiamento. All'interno di questo gruppo c'è un po' di vivacità anche per l'arte, perché visto che la curi tu.
Sì, tu adesso... Spazio un po', sì. Ti metto un po' in imbarazzo. No, no, in imbarazzo, mi metti un po' in braghe di tela, come diciamo in Veneto. Nel senso che io sono un mercenario delle idee. Io credo che le idee debbano viaggiare perché la testa Dio ce l'ha data tonda, no? E non quadrata, perché riposino su un angolo. Per cui ho visto che Piero Rambuschi ha fatto meno difficoltà dei miei uomini di sinistra o dei miei amici di sinistra nel riconoscere alcune mie prerogative e quindi mi ha dato libertà di azione e libertà di pensiero. E finché c'è questa io non ho anche perché lui vuol mettere cambiarlo, sì, lui vuol mettere in atto un qualcosa che la politica non fa, nel senso che ognuno lo mette a seconda dell'esperienza professionale che ha, perciò o a seconda del titolo di studio della laurea, sì, che è il contrario che abbiamo appena detto di quello sì, che succede sì, poi sì, realmente in certo, politica certo. Perciò mettere te a seguire l'arte è una cosa che uno direbbe normale, ovvia, ma non è sì, sì, esatto, è così esatto. Poi nella io pratica io divido, se mi è permesso un pensiero personale e tu me ne dai spesso occasione, io divido il mondo non più in destra e sinistra. La mia linea è quella dell'intelligenza. Ci sono cazzoni a sinistra come a destra e ci sono persone intelligenti sia a destra che a sinistra. C'è chi usa il familismo per portare avanti i propri interessi e chi usa l'intelligenza per cambiare questo mondo, per la propria visione del mondo. Ecco, io finché c'è chi apprezza quello che faccio perché lo apprezza, ho stima di lui e lo ricambio facendo uno sforzo nei suoi confronti. Bene, allora andiamo adesso a vedere il parco.